Ciao le impallinati, oggi andiamo a visitare un negozio molto interessante. Partiamo. Ok, Google. Portami al Killer Studio Software Custom Shop di Savigliano. Un'ora di viaggio e ci siamo. Look at my racks, feel like Serena when hit from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and I rock tunes with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. 150 bucks, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. Prosegui dritto su Piazza del Popolo. Oh my cheese blue, bitch got a twin, and she let me hit it. Hold up. Freaky little mommy wanna suck me till I sleep. Even like, yeah, she being a little creep. Now she wanna airdrop me, pick double D's, and she don't charge a fee. Ciao ragazzi, sono Steve. Siamo nel mio negozio Killer Studio e Soft Custom Shop a Savigliano, provincia di Cuneo, in via Sanuzzo 7. Il negozio è stato aperto in ritardo, in quanto io è da tanti anni che ho avuto questo pallino, questa idea. Finalmente sono riuscito a realizzarla. Il negozio è adesso aperto dalla fine di aprile. Sono passati un po' di mesi e sono contento di come sta andando. I clienti sono contenti dei lavori che faccio, dell'offerta di materiale da software che ho messo nel negozio. Ho deciso di aprirlo in quanto in questo territorio, nella provincia di Cuneo, non c'è mai stato un luogo, un posto di riferimento per quanto riguarda il software, i giocatori di software, la merce del software, avere diciamo un consiglio, una consulenza su quale prodotto acquistare, qual è il prodotto migliore per un determinato tipo di soft gunner, di giocatore. La filosofia con cui ho aperto il negozio è stata quella di puntare specificatamente sulle repliche di tutti i tipi, repliche corte, repliche lunghe, bolt action, repliche DMR, repliche da copertura, quindi sulla replica in sé, sull'accessorio per la replica, quindi accessori estetici, tacche di mira, dot, magnifier, laser, comunque tutto quello che si può montare come accessorio su una replica, anche per avere un'ergonomia più adatta diciamo alla propria fisicità. E sulle componenti meccaniche, i ricambi, di cui sono fornitissimo, ricambi di tutte le marche, di tutti i tipi, soprattutto sulle riparazioni, preparazioni ed elaborazioni meccaniche. Quindi io faccio tutto, nel senso, mi dite cosa volete dalla vostra replica, volete che abbia un singolo fulmineo, volete che abbia un tot di rateo come palline al secondo, volete una replica che sia precisa col pallino pesante sui 70 metri, diciamo che qualsiasi è la vostra esigenza riesco a trasformarla sulla vostra replica. Killer Studio è l'importatore ufficiale per l'Italia e San Marino dei prodotti dell'azienda taiwanese Kizuna Works, che è un'azienda giovane, su dal 2020, fa dei prodotti estremamente belli ed estremamente di qualità. Adesso si è concentrata sulla piattaforma AK, diciamo repliche russe in generale. Nei progetti futuri chiaramente sono anche in programma pezzi e accessori per piattaforma Colt, quindi le troverete sicuramente nel mio negozio. Qualsiasi prodotto che la Kizuna sfornerà io lo avrò. A settembre arriverà la prima pistola prodotta dalla Kizuna Works, una pistola inedita nel mondo del software. È la prima replica che è stata fatta, è la pistola dell'azienda russa Kalashnikov, la KU-15K. Sarà disponibile nello store online e sarà disponibile anche poi in fiera a Militalia, dove Killer Studio avrà lo stand. 150 bucks, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. And there's no growth on my cheese blue. Bitch got a twin and she let me hit it. Allora ragazzi, questo è il prodotto principale della Kizuna Works.
è Airrus Hexagon, replica dell'azienda russa Hexagon. È un RAS realizzato al CNC in alluminio 6061, estremamente robusto ed estremamente rigido, è montato su questo AKN Dell e non si muove veramente di un capello. Questa è la versione corta e questa è la versione lunga. Entrambe possono essere montate su qualsiasi piattaforma di AK, stile LCT, Endel, Sima, D-Boys. Sia la versione lunga sia la versione corta, in quanto io potevo montare anche la versione lunga sulla K, diciamo 105 corto, e mettergli un silenziatore all'interno del RAS. A questo proposito arriveranno poi anche a ottobre le repliche dei silenziatori della Hexagon, sempre realizzati da Kizuna Work. Il RAS viene fornito con una slitta che si può montare praticamente in ogni punto del RAS stesso, perché va praticamente ad incastrarsi negli esagoni del RAS, quindi in qualsiasi punto la vogliate mettere può essere messa. Chiaramente ho anche le slitte sciolte per chi ne volesse ulteriori. Rende proprio la replica di una K molto personale, molto, molto particolare rispetto ai classici handguard che si sono visti fino adesso, stile Zenitco o altre cose. Veramente, veramente bello. Hold up. Freaky little mommy wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah, she being a little creep. Now she wanna airdrop me pick double D's. And she don't charge a fee, they for free. Altro prodotto della Kizuna è la slitta per Dragunov. È una slitta replica della SAG, che è un'azienda russa sempre che produce articoli real steel, per in questo caso per il Dragunov, anche qua realizzata al CNC in alluminio, e si può mettere su tutti i Dragunov da soft tire, quindi in questo caso è una EK, è possibile metterlo su un Sima, è possibile metterlo sul nuovo LCT, sul Rias World, monta su tutti, ed è veramente la più bella slitta per Dragunov che abbia mai visto come replica. Questa è la prima pistola realizzata dalla Kizuna Works, che arriverà a fine settembre. È la Kalashnikov KPL-15, compatta, gas blowback, con chiaramente op-up regolabile. La pistola ha il frame in polimero e il carrello in metallo, è realizzata veramente molto bene e il funzionamento è ineccepibile a livello meccanico. Sicura, ambidestra. Questa l'avrò disponibile dalla fine di settembre ai primi di ottobre. È già disponibile in pre-order sul sito killerstudioairsoft.com con il 10% di sconto sulla pistola e sui caricatori aggiuntivi. È un bello sconto, chi vuole approfittarne sicuramente fa un affare. Now she wanna airdrop me pick double D's. And she don't charge a fee, they for free. Altro prodotto Kizuna, il rompifiamma replica DeltaTech, dell'azienda vera reale DeltaTech. Sono due rompifiamma con passo 24 per gli AK tipo Endel, LCT e anche Sima. Entrambi comunque vengono forniti con l'adattatore 14 mm, quindi virtualmente si possono montare su qualsiasi replica. Sono molto belli, sono realizzati in acciaio, non è una replica chip in zama o in alluminio di dubbia qualità, è una replica realizzata in acciaio. Praticamente sono molto molto simili a quelli veri. Veramente un bel pezzo che anche qua va a dare un tocco di personalizzazione al vostro fucile AK. Questi sono già disponibili
online sul sito e in negozio. Allora, impallinati, mentre sto facendo benzina tiriamo le somme. Io direi, per tutti coloro che sono in questa zona, assolutamente venite a trovarlo. Quindi a Savigliano, Killer Studio, il nostro Steve ha aperto un negozio veramente molto interessante sotto tanti punti di vista. Uno è sicuramente il servizio della zona, l'altro è la caratteristica dei pezzi che vende. Tant'è vero che io mi sono preso un pezzo proprio che non trovavo da nessun'altra parte. Non sto scherzando, a breve sul canale lo vedrete, è proprio qua. L'unboxing ve lo faccio in un altro momento, ma assolutamente interessante, da visitare, quindi se siete in zona Savigliano, mi raccomando, andatelo a trovare. Da Pio 3 e Killer Studio per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao là, impallinati. Pull like gym, waves on swim, and a rock tunes with the tech. Butterfly doors on the Tesla, ice spit shit on gas.